Il 26 aprile è una data da segnare sul calendario. Se non lo avete ancora fatto, bene, questo è il momento giusto per farlo. Manor Lords in uscita il 26 aprile. Se avete giocato alla demo sapete benissimo di quello che sto parlando, sapete benissimo quello che sto pensando e avete anche voi l'hype assolutamente a mille. Questo è un gioco aspettato da moltissimo tempo, ma soprattutto aspettato perché la demo è risultata veramente bella. Per quanto mi riguarda è stato veramente un gioco fantastico. Pochi giorni di demo, ma già Manor Lords è al top della classifica wishlist su Steam. Ebbene, è uno sviluppatore solitario che ha una passione e una vena artistica molto molto sviluppata. È molto bravo, ha una capacità veramente veramente notevole. In questo gioco andremo a costruire, gestire ed espandere il nostro villaggio medievale. È un city builder medievale dove è stata aggiunta anche la possibilità di andare a fare conquiste, di avere gli eserciti, di posizionare gli eserciti un po' alla Total War. Quindi voi andrete a controllare effettivamente il posizionamento di questi eserciti. 26 aprile 2024. Ora, perché andiamo a riprendere questa cosa, questa uscita, che forse l'avete già sentita? Perché è uscito un gameplay esclusivo per un content creator tedesco che si chiama Maurice, di cui vedete il link qua sotto. Il gameplay è in tedesco, quindi non ve lo farò sentire perché se volete ve lo andate a prendere dal link, provate a seguire la traduzione, ma non viene fuori molto bene. Andiamo a vedercelo assieme, andiamo a commentare le novità che riusciamo a capire da questo gameplay. Il video che andiamo a ricommentare di Maurice Webber va subito ad iniziare con una città abbastanza sviluppata. Come vedete ci sono, mi sembra, leggermente più dettagli per quanto riguarda tutti gli omini che devono essere tipo mercanti, tipo personaggi. E qui vediamo la battaglia, una cosa che non avevamo visto, un po' tipo alla Total War. Quindi possiamo schierare, come vedete sotto ci sono gli arcieri, alabardieri, quindi potete dirigere. Vedete che, ecco, le frecce sono dirette verso il centro, hanno una loro intelligenza, ma vediamo di partire con ordine. Allora, abbiamo lasciato la demo con una costruzione abbastanza normale, semplice, ma già molto bella, di un piccolo villaggio. Ora lui va per esempio a cercare di mettere il granaio, ha aggiunto un sacco di cose, ha aggiunto la caccia, ha aggiunto diversi particolari. Come vedete c'è sempre ci sono sempre moltissimi dettagli. E c'è la taverna dove possiamo far andare dentro le persone, i lavoratori. Guardate già il dettaglio di ogni costruzione, e ovviamente è stato migliorato e ampliato il discorso della zona libera, quindi possiamo zonare liberamente e poi il gioco va ad occupare e a girare la casa esattamente in maniera casuale, vedete, in maniera organica. Quindi sono effettivamente delle zone molto molto diverse, ci sono molti molti dettagli, ci sono dei problemi, quindi dobbiamo andare a soddisfare i problemi delle persone dentro. Ha
è arrivato alla fine del miglioramento del giardino sotto, dietro casa, a seconda di quanto è grande la casa, potremmo andare a mettere più o meno risorse coltivate, più o meno giardino, e gli abitanti centrali dovranno avere determinati requisiti per andare avanti. E come già ci ricordiamo, vedete, la carota, il pollo, la capra, poi c'è l'accesso ai vari ai vari strumenti. E devo dire che mi piacciono anche molto gli eventi naturali. Avete visto la pioggia, se vi ricordate la neve, ci sono ovviamente le quattro stagioni, e come vedete c'è già il lavoro che noi possiamo specializzare le varie persone a una. Si dovrà porre particolare importanza al dettaglio, andare a soddisfare ogni abitazione, che vedete già che livello di complessità si può raggiungere in quanto a organizzazione e layout, quindi proprio organico. C'è una piazza del mercato bellissima centrale, ecco, c'è veramente possiamo, eccola qua, possiamo andare a simulare un mercato con le diverse merci vendute oppure importate, perché c'è anche il trading post, che è una delle cose che, a cui bisogna particolarmente correre a fare, se mi ricordo all'inizio, perché alcune cose uno non ce l'ha. E c'è la famosa visuale del signore, ecco, questo in teoria saremmo noi, e andiamo a passeggiare e a vedere in first person esattamente quello che abbiamo costruito, con un sacco di dettagli. Io continuo a dirvelo, ve l'avrò già detto non so quante volte, ma i dettagli, non c'è una casa uguale all'altra. Vedete, ci sono tutte le mancanze, i deficit, le cose che abbiamo soddisfatto. Abbiamo una varietà di cibo assolutamente grande. Ecco, poi ci sono delle cose in più, ci sono delle aggiunte che probabilmente potremmo mettere, come vedete, requirement, per andare a fare progredire questa casa. Insomma, ci sono un sacco di aggiunte rispetto alla demo. Quindi ogni edificio diventerà diverso dall'altro, avrà un numero di persone uguale o diverso, quindi ci saranno 1, 2, 3, 4 persone, ci saranno diverse esigenze, dovremo dare il lavoro a tutte le persone e soprattutto dovremmo stare attenti alle loro esigenze. Avete visto che ci sono già molte più cose da poter produrre come risorse e come... Eccole qua, per esempio qui c'è il magazzino. Vedete già quante cose che ci sono nel magazzino, crafting materials, quindi questi sono i materiali che ci serviranno per andare a produrre, a craftare le cose. E commodities, quindi vedete già qui candele, vestiti, stivali, utensili, eccetera. Veramente, ecco, l'autore è stato veramente si è speso veramente veramente tanto. I colori del paesaggio sono veramente veramente bellissimi, e come vedete lui fa vedere assolutamente, possiamo raggiungere diversi livelli di villaggio. Per andare a far progredire il villaggio dobbiamo andare, abbiamo determinate missioni, abbiamo determinate milestone, come abbiamo imparato in City Skylines, e come per esempio non c'è in Foundation, ma qui invece c'è il sistema a milestone. Quindi a seconda se si hanno
se si sono raggiunti i livelli giusti, se si sono soddisfatti. Per esempio, qui a lui gli mancano tre appezzamenti di livello 3 o superiore, quindi non può andare a Small Town, ma è ancora a Large Village. Quindi questo è una cosa. Poi ecco, questo è tutta una parte che non c'era prima. E come vedete c'è l'albero di sviluppo, quindi con tutte le tecnologie. Questa pare essere la parte di agricoltura, questa è la parte di fonderia, quindi ci sono le armature, la fonderia del minerale. Qui di commercio, perché si vede che ci sono i carretti per andare a portare in giro probabilmente, o per aumentare le merci che vengono importate ed esportate, e c'è una sacchetta di monete. Quindi questo deve essere il commercio. Questo deve essere allora, questo forse è il lavoro, questo è il tipo la caccia, herbalism, le api, il fare le candele, quindi tutta la roba dell'artigianato probabilmente qua, per quanto riguarda però il dedicato al territorio, diciamo, mentre questo è allevamento e probabilmente agricoltura, perché qui c'è una figura che semina e qui c'è una capra, quindi probabilmente c'è allevamento. Tutta questa parte qua con i punti sviluppo non c'era. Poi vediamo le policies e la produzione. Quindi ecco qui, per esempio qui dice foreign suppliers, quindi questo è, già vediamo, il commercio. Possiamo food cart e firewood cart, quindi possiamo appunto andare ad aumentare, a modificare determinati parametri, aumenta il passive, le entrate monetarie passive dal pane. Sono tutte cose assolutamente nuove e meccaniche che dovremo imparare a gestire. Poi questo skinning, quindi andare a prendere le pelli, estrae quindi ovviamente le pelli da animali. Lui è andato a sbloccarlo. Queste sono le policy, quelle che vedevamo in cima bloccate, le policies, quindi le politiche che si possono. Questo sarà skinning, questo sarà fishing probabilmente, quindi prendere, scuoiare gli animali e pescare. Poi qui c'è la chiesa, ci sarà il cuoricino, sarà tipo il posto di medicamento, l'ospedale, diciamo, e così via. Vediamo quattro livelli con anche diverse icone. Hunting, quindi la caccia, i campi di caccia. Sono tutte cose che non abbiamo visto nella demo. E poi, come avete visto, ci sono i claim. Perché? Perché c'è tutta la parte di commercio con di conquista con i vicini. Quindi io posso dire che un certo vicino mi interessa conquistarlo, faccio un claim un po' tipo in Hearts of Iron o Europa Universalis 4, e poi posso andare ovviamente a fare, andare prima ad influenzare, quindi utilizzo 2000 punti influenza probabilmente per produrre questo claim, oppure come vedete devo avere un favore dal re, ma non ce l'ho, quindi probabilmente ho solo 2000 punti influenza che si guadagneranno piano piano facendo determinate azioni nel gioco. Quindi posso avere il claim per poi andare eventualmente a giustificare una guerra, no? Come abbiamo già capito. Il trading post, come appunto vi dicevo, ecco, vedete, il trading post vi dà
la possibilità di esportare oppure di importare. Io mi ricordo che nella demo avevo avuto particolare difficoltà ad avere gli attrezzi, mi sembra, che se uno si sbagliava li utilizzava subito per fare un upgrade di un giardino, poi non riusciva più ad andare avanti perché non riusciva più a costruire, mi sembra, il trade imposto o meno. Adesso io vi lascio in descrizione la serie con i 5 episodi della demo, perché magari se volete potete andarvela a riprendere. E se volete, se mi lasciate un commento su Discord, se siamo abbastanza, possiamo anche fare una demo su Discord, perché io ho ancora la demo installata, quindi volendo si può farla partire. Non è a questo livello, ovviamente, perché non ha tutte le cose che sono state sviluppate, sono tantissime post demo. Qui lui commercia un sacco di cose, vegetali, esporta i vegetali, esporta il pane, esporta le bacche e esporta le pecore qua, le capre, sheep, e lui ha già sta già facendo tre claim con tre vicini, ha costruito l'allevamento, livestock trading post, quindi appunto il commercio per quanto riguarda solamente gli animali, quindi è possibile importare i buoi, muli, cavalli. All'inizio si pensava che non venissero rilasciati i cavalli, perché fino a qualche giorno fa l'autore aveva detto che li stava rilavorando, però è notizia degli ultimi giorni che pare che abbia confermato che ci sono anche i cavalli. Non so se ci saranno i cavalli in battaglia, non si sono visti da questa demo. Mancano forse gli agnelli o manca l'immagine? Vedremo questo. E lui li importa, per esempio, importa le pecore e gli agnelli, sceglie la quantità e poi quando viene il mercante arriveranno. Allora, come vedete, qui ci sono determinati allora questo stable space, questo sembrano essere posti, sembrano essere stalle, sembrano essere tipo stalle oppure una piccola costruzione, una piccola casa con la stalla e la coltivazione di frutta, comunque gli alberi non c'erano, quindi io non me li ricordo assolutamente, devo dire che secondo me è nuova. E qui fa vedere la battaglia, ecco la battaglia. Come abbiamo già visto all'inizio, ci sono allora arcieri, poi vedo questi sembrano essere tipo alabardieri, questi qua non capisco se siano tipo cavalieri, perché sono anche pochi, sono 10, probabilmente sono i cavalieri. Ci sono tutte le diverse tattiche, come vedete. Penso, ecco, questi devono essere i cosiddetti retinues, quindi i cittadini che vengono chiamati, che vengono reclutati e vengono fatti combattere, non sono professionisti. Probabilmente questi qua davanti con tanto di armature, eccetera, dovrebbero essere professionisti, potrebbero essere, no? Già quello, vedete, lo shock, probabilmente attacco e difesa, effectiveness, tipo quindi potenza 115%, vanno ad attaccare i nostri contadini, che vedete non sono armati più di tanto, si sono presi probabilmente qualche scudo, qualche spada, eccetera.
Sono, ah, briganti quelli lì sono. È in attacco, sono briganti. Ho visto scritto briganti, quindi questi si stanno difendendo dai briganti. Probabilmente, eccoli qua, brigands. Quindi probabilmente questi sono briganti che vogliono attaccare. E quindi non è anche solo, ci sono sia i claim sia gli attacchi dai briganti. Interessante questo. Lui può andare a schierare, quindi va a prendere determinati un certo tipo di truppe e si va a difendere. Ecco, ovviamente lui dice che c'è tutta una specie di ispirazione ovviamente a Total War, ma stiamo a vedere. Ecco, io non vedo comunque che già guardate la complessità della battaglia che ha messo in piedi. Non è simulata, non sono video questi che ha fatto lui, ogni battaglia sono uguali. È insomma, la vedo appunto molto alla Total War, assolutamente. Vedete gli scudi, i colori, la differenza fra uno e l'altro. Quindi l'accuratezza che lui ci ha messo nella battaglia, e l'autore, siccome pare essere un tipo molto molto meticoloso, ci saranno sicuramente cose da aggiustare, però ecco, non ho dubbi che vada ad aggiustarli. Ecco, qui probabilmente stanno assaltando il villaggio, milizia, probabilmente questa è la milizia, sono quasi morti, quindi 1% li ha praticamente asfaltati. Ci sono, vedete, le traiettorie, quindi loro possono andare a sparare le frecce contro ai briganti, eccoli qua. I briganti che hanno messo a ferro e fuoco la città. Vedete i campi. Il livello di dettaglio e di simulazione che si può raggiungere e la storia che si può costruire pare essere veramente, veramente notevole. E io, ecco, credo molto a questo gioco. Ho giocato la demo, è numero uno nella wishlist su Steam. E penso che se lo meriti il numero uno, ma soprattutto ha già fatto vedere a livello di demo quello che riesce a fare, quindi non è una scatola chiusa. Trovate già parecchi video, tra cui il mio, come vi dico, la serie che vi lascio in descrizione, e quindi riuscite già a capire più o meno com'era la demo. Ha lavorato parecchio sul discorso delle armature e di come sono vestiti, quindi ci sono tutti i vari, sia guerrieri, guardate l'armatura, guardate gli stemmi, ha fatto proprio uno studio sul tipo di armi, sul tipo di appunto giunzioni, come erano fatte, dove erano messe. Veramente ci ha messo uno studio storico per fare, ha dato tutta una serie di provini, ha fatto scegliere quella alla comunità su Discord e su Reddit, ha dato parecchie anticipazioni, ha avuto degli aiuti sia per quanto riguarda la parte di musica, sia per quanto riguarda i vari abiti, però ha supervisionato tutto lui, quindi tanto, tanto di cappello, bravissimo, bravissimo veramente. Vedete, ci sono ovviamente vestiti che si ripetono, ma sono molto molto vari. Ecco qui, come vedete, lui può andare a reclutare e quindi poi può scegliere di probabilmente attaccare qui, attacca e può dare, a seconda degli armamenti che dà, probabilmente, quindi questo ha uno scudo, un'arma lunga, quindi non ha una spada, non ha una alabarda, non ha un arco, non ha di armatura in testa, per esempio. Quindi
c'è il livello di accesso all'acqua, il livello di accesso, come vedete, alla chiesa, quanto carburante può, quanta legna può mettere a di scorta in casa, quanto cibo ha in casa e quanti vestiti. Quindi ogni, appunto, perché possono essere reclutati in qualsiasi momento, ha il suo livello di armamento, che come si faceva nel Medioevo, le armi se le pagavano loro, non è che c'era il... anche i cavalieri stessi nel Medioevo si pagavano loro l'armatura, non è che c'era, la prendevano in affitto dal re, assolutamente. E quindi lui ha replicato molto molto bene. E ci sono, appunto, come vedete, carne, vegetali, bacche, pane, uova, mele e miele, almeno fino a questo livello, poi non so, potrebbero essercene assolutamente degli altri. Guardate il livello che si può andare a raggiungere, già così è molto bello, non ha una definizione magari di un total war eccetera, ma ragazzi è one man show, è uno solo questo che ha fatto tutto. Quindi ecco, come vedete, livello di approvazione, quindi che problemi ci sono all'interno di questo villaggio. E beh, come vedete, ci ha messo parecchie tasse, quindi non è che sono contentissimi, però gli ha messo la chiesa, gli ha fatto i vestiti, hanno abbastanza varietà di cibo, però non è abbastanza, in precedenza non aveva abbastanza cibo, l'ha risolto, quindi probabilmente da meno 11 a meno 12 è andata ad aumentare le tasse, e chi lo sa, bisogna... Questi sono i problemi con i quali dovremmo andare a far fronte. Quindi cercare di avere le tasse abbastanza alte per andare a tenere, a non avere magari delle ribellioni, può essere. Ecco, queste sono le tasse. Quindi le tasse si potranno mettere, come appunto si vede, a livello mensile. Le tasse sul territorio. Le tasse... sulla chiesa, sul commercio, sui mercenari, sui cittadini, sulle banalità, penso che siano tipo sui lussi, e le tasse di guerra. Dovremmo imparare a capirle, ecco, perché viste così non lo so, vuol dire tutto e vuol dire niente. Ecco, vedete le case di differenti lunghezze, vedete appunto la possibilità di fare i claim e la possibilità di andare a costruire differenti tipi di case. A me, come il modo con cui ci danno la possibilità di costruire la differenza, la varietà di case che ci sono è assolutamente pazzesco, è veramente veramente bellissimo. C'è la chiesa, che mi sembra già ci fosse nella demo, e una cosa che c'è in questa nuova, c'è la possibilità di, come vedete, non sono tutti con i tetti in paglia. Ci sono probabilmente, questa qui deve essere già deve essere già evoluta questa casa. Secondo me ci sono già più livelli di casa, e una casa che non abbiamo visto, ci devono essere anche le case di pietra. Perché in parecchi, andando a vedere, eccole queste qui sono abitazioni di pietra, sono abitazioni evolute rispetto a quelle col tetto di paglia. E tutte queste scene sono molto molto particolareggiate, queste case sono di livello base, sono di livello quelli che c'erano anche nella demo, ma dove non ci sono i tetti di paglia, secondo me, sono già case più evolute. Assolutamente. Battaglie con tutto quello che è possibile, e qui Maurice, ovviamente, che ringraziamo per aver fatto il video, ovviamente.
andiamo a ribeccare. Ecco, queste case qua, secondo me, sono evolute, come vedete. Quindi queste qui dovremmo avere più pietra, avere... tra l'altro sono molto alte, 1, 2, 3, 4 piani. Quindi bello, bello, molto bello, molti dettagli, una simulazione accurata, soprattutto una simulazione testata, perché questo gioco è stato testato da dei beta tester, da una settantina di beta tester sul suo Discord scelti da lui. Quindi lui fa il gioco, lo modifica, fa testare le cose, prima le testa lui, poi le fa testare dai beta tester e poi va avanti. Quindi non è un gioco, ci saranno dei difetti sicuramente, ma già mi ricordo che nella demo tutti i difetti che gli erano stati sollevati, lui era rimasto entusiasta perché se li era marcati tutti e l'aveva seguiti tutti a uno a uno. Ecco, secondo me Slavic Magic, l'autore, è veramente veramente bravo. Voto da 1 a 10, veramente 20, proprio per adesso, a tutto il mio rispetto e la mia ammirazione. Hooded Horse, il distributore, che si sta distinguendo come l'Anti-Paradox. C'ha diversi giochi che si possono paragonare da Anti-Paradox. Vediamo assolutamente se questo è... Se sono rose fioriranno, o meglio il 26 aprile, quando esce io ci sarò, probabilmente faremo una lunghissima live su Twitch, quindi il 26 aprile potrebbe essere che appunto ci vediamo, vediamo un attimino se riesco ad organizzarmi per tempo, e lasciatemi i vostri commenti, i vostri suggerimenti. Se mi sono dimenticato qualcosa che avete letto particolari, lasciateli benissimo in descrizione dell'episodio, e se ci sono altre sorgenti, altri video, altre immagini da andare a commentare, sarò ben lieto di andarli a commentare con voi in un altro video, aspettando il 26 aprile. Grazie a tutti, grazie agli abbonati che passano in sovraimpressione e che ringrazio per il supporto al canale e alla crescita e soprattutto all'amicizia che sta appunto nascendo in community, su Discord e su YouTube. Grazie mille, alla prossima, vi saluto. Ciao ragazzi!